Prima che cominci questo video, ci tengo molto a specificare che quella che tratteremo oggi non è la solita storia, così una creepypasta. Infatti, nella classificazione delle varie creepypasta, storie inquietanti, questa qui è classificata come RC, ovvero Real Creepy. Abbiamo già trattato una cosa di questo tipo, ovvero John Wayne Gacy, anche detto Pogo il Clown. Come funziona questa cosa? Sostanzialmente, invece di partire da una storia inventata per poi andare a finire su fatti incresciosi e inquietanti, si fa il funzionamento opposto. Quindi si parte da una storia vera, una storia davvero esistita, per finire ad un qualcosa di inventato. Riassumendo, storie horror basate su avvenimenti reali. Oggi parleremo appunto di questa vicenda, e in particolare di un mito riguardo una figura che nel mondo del metal è diventato proprio una leggenda, Natran. La foto che state vedendo circola da un sacco di tempo su internet. Questo tizio si chiama Natran. Non so quanti di voi siano effettivamente affezionati al genere musicale metal, però diciamo che io l'ho ascoltato per un sacco di anni e tuttora lo apprezzo particolarmente. Sul metal ci sono già tantissimi pregiudizi. Molte persone ad oggi pensano ancora che sia un genere per persone molto violente, magari disturbate, dissociate. Altri pensano che sia semplicemente un genere per gente debole che cerca stimoli forti. E in parte forse anche un po' vero. Tuttavia, questi stereotipi, oltre a generarsi sicuramente per il tipo di tono vocale, per gli urli che ci sono all'interno delle canzoni metal e per le tonalità decisamente molto aggressive, insomma, non sono questi gli unici parametri che fanno sì che queste credenze nella testa della gente prendano piede. In realtà esistono anche delle storie molto cruente, alcune fatte apposta, altre no, e per esempio la prima storia non fatta apposta che mi viene in mente, forse anche la più soft, è Ozzy Osbourne, il frontman dei Black Sabbath, che ad un concerto sul palco prende e si mangia la testa di un pipistrello vivo. Adesso di questa cosa si dice che sia vera, che sia falsa, non è questo che ci importa oggi. E come abbiamo già detto, è una cosa abbastanza soft rispetto al resto. Potrei citarvi Mayhem, potrei citarvi 300.000 band, ma non è questo di cui stiamo parlando. Oggi parliamo di Natran e di tutto quello che c'è dietro. Ma prima di farlo, ovviamente, se questo video vi piacerà, vi invito a lasciare un like o un dislike in caso contrario. Nel caso non mi seguiste già su Instagram, potete farlo perché avete il link qui sotto in descrizione. E nel caso non siete iscritti al canale e vogliate evitare di perdervi i prossimi video, potete rimediare immediatamente. Adesso vi dico già da subito che gli argomenti che tratteremo oggi saranno parecchio cruenti, quindi se siete delle persone un po' sensibili, insomma, forse questo non è il video per voi, per tutti gli altri. Possiamo cominciare a vedere la storia di Natran. Mikael Nilsson, in arte Natran, era il cantante di una band black doom svedese chiamata Silencer. Le caratteristiche dei testi di questa band sono ovviamente abbastanza classici per quello che è il genere: canzoni che incitano il togliersi la vita, testi molto depressi. Tuttavia, come spesso accade, da queste cose poi si sfocia in notizie false, voci di corridoio che prendono piede nella testa della gente e cominciano a sembrare vere, perché infatti di questa band se ne sono dette di tutti i colori: che inneggiassero al demonio nei loro testi, che evocassero demoni. Insomma, sono un po' le tipiche cose che vengono dette di un po' tutte le band metal, o meno, perché basta ricordarsi semplicemente i Beatles e tutte le leggende che ci sono intorno. Però questa cosa è sicuramente servita ad attirare molta più gente che voleva sentir parlare di un mistero per quanto riguarda una band metal. E ovviamente, perché no, al formarsi di tutta la creepypasta attorno alla storia vera. Se non vi fidate, potete cercare i testi di questa band, andarli a tradurre, magari anche solo sul Google Traduttore, e capirete che oltre a testi sicuramente molto depressi, non c'è molto altro. Il frontman di questa band era sicuramente una persona depressa, sociopatica e molto molto disturbata. Il loro primo ed ultimo disco si chiama Death Pierce Me. La musica veniva accompagnata da un sottofondo di urla strazianti, colpi di tosse, conati di vomito, pianti e tanto altro. Questa cosa è assolutamente vera e comprovata, però vorrei farvi riflettere su una cosetta. Nel mondo della musica sono esistiti sempre tantissimi miti per quanto riguarda il sottofondo di alcune canzoni. Mi viene in mente un esempio quasi ovvio, quello dei Queen, dei quali si diceva che alcune tracce, ascoltate al contrario, riproducessero dei suoni demoniaci, oppure le storie che sono sempre circolate sui Beatles, secondo le quali in alcune canzoni si sentirebbero le voci di persone che piangono la scomparsa di Paul McCartney. Se aggiungiamo anche il particolare che Mikael Nilsson, una volta lasciata la band, ha cominciato a lavorare a diversi progetti ambient metal, capiamo bene che questa cosa si collega in maniera perfetta e concisa. L'ambient metal è un genere che prende proprio come sottofondo e materia principale per i propri brani dei suoni registrati dall'ambiente, spesso molto cruenti, per la maggior parte fatti apposta, a meno che non si tratti proprio di qualche cosa super macabro.
macabra, ma comunque questo è il sunto del discorso. Quindi sicuramente questa storia dei rumori di sottofondo, delle urla, degli strepiti sotto le canzoni, è un qualcosa che ha sì aiutato la creepypasta a formarsi sempre di più, però diciamo che noi non abbiamo le minime prove che questa persona possa aver effettivamente fatto delle cose orribili mentre registravano le canzoni. La cosa comunque che avrete sicuramente notato all'interno della foto che vi ho mostrato poco fa è che nelle mani di Nathram c'è qualcosa che non va. La leggenda dice infatti che Michael un giorno decise di tagliarsi le dita delle mani e farsi impiantare al loro posto delle zampe di maiale. Questa storia è la più famosa intorno a questa band e intorno a questo personaggio in particolare. Tuttavia, cerchiamo di capire da che cosa è stata alimentata. Il frontman ha volontariamente evitato per un sacco di tempo di fotografare, anche magari all'interno di foto completamente normali, innocue, le proprie mani. Questo ha contribuito ad aumentare la credenza che non volesse mostrarle perché appunto si trovavano quelle fasciature, quelle strane protesi autoinfilate all'interno del polso. Tuttavia non è questa la cosa più cruenta che troveremo oggi, perché questa cosa qui era ovviamente fatta apposta per far spuntare fuori un personaggio interessante al pubblico. Che cosa faceva infatti Michael? Prendeva appunto delle zampe di maiale e se le legava ai polsi per fare delle foto e comunque per accrescere il personaggio. Tuttavia all'interno dei concerti suonava tranquillamente con le proprie mani, non gli mancava niente, era tutto intero. E come vi ho detto poco fa, non è niente di nuovo nel mondo del metal o in generale nel mondo della musica. Prendete Mudvayne, prendete Marilyn Manson, prendete la maggior parte delle persone che fanno parte di questo ambiente. Chiunque per cercare di accrescere il proprio personaggio ha fatto roba simile, magari non a questi livelli, però come vi ho detto poco fa, non è questa la cosa che effettivamente fa paura di Nathram, o perlomeno fa paura alle persone più impressionabili che si fermano a vedere la foto. Il guaio è dopo, perché dopo essersi guadagnato il nomignolo di mani di porco, fu diffusa una notizia su Nathram che fece gelare il sangue a moltissime persone. Nathram fu rinchiuso in un manicomio e dopo un po' di tempo fuggì per tentare di eliminare dei bambini e diventare così famoso come Thomas Quick, un noto criminale svedese. Nathram colpì con un'ascia una bambina di 6 anni, facendola fuori e ferendone gravemente un'altra. Poi scappò su una bicicletta perché fu l'unico mezzo che trovò. I poliziotti lo inseguirono, ma lui, al posto di scappare, corse loro incontro dicendo di farlo fuori. Partiamo dal fatto del manicomio. Il fatto del manicomio è vero. È successo veramente, Nathram è stato rinchiuso all'interno di un manicomio per diverso tempo, però dobbiamo contestualizzare bene tutto quanto, perché è facile dire soltanto che una persona è stata in manicomio e basta, catalogarlo lì come matto e basta. No, c'è di più perché Michael venne ritrovato caduto in rovina come cantante e musicista, perché molto spesso gruppi del genere, se non si rinnovano, anche perché hanno fatto un solo album, cadono molto facilmente in rovina, con conseguente depressione e tutto ciò che assieme a lei ne consegue, e soprattutto falliscono proprio come artisti. Venne ritrovato dopo essersi autolesionato nel suo appartamento a Stoccolma e dopo essere stato curato praticamente per un pelo venne rinchiuso in un ospedale psichiatrico per salvaguardare la sua incolumità. Pensate che si dice addirittura che per generare degli scream, che per chi non fosse avvezzo a questo termine nel mondo del metal è un tipo di urlo che si fa mentre si canta, insomma si dice che per aumentare la potenza di queste urla si ferisse da solo mentre cantava. E addirittura si dice anche che per rendere la cosa ancora più potente ad un certo punto decise di tagliarsi due dita delle mani. Adesso questa cosa e la storia della bambina non hanno alcun nesso tra di loro, sono cose completamente slegate. Si dice anche che sviluppò un disturbo zoofilo molto molto intenso e che questo fosse legato alla sua figura mezzo uomo mezzo maiale. Comunque sia, tornando a prima, il fatto è che sì, è vero, pare che Nathram abbia aggredito quelle bambine, però effettivamente non le abbia fatte fuori. Tuttavia non possiamo collegare questa cosa all'ospedale e basta, no? Soffriva di forti disturbi. Probabilmente, visto che è ancora a piede libero perché è uscito dall'ospedale nel 2007, ne soffre ancora, ma ultimamente è uscita anche una sua biografia nella quale racconta più o meno tutto quanto. Adesso, questa qui è una delle leggende più famose, magari non così tanto, però è decisamente una delle più famose nel mondo del metal. Quello che vorrei lasciarvi come messaggio a fine video, oltre a questa storia decisamente interessante, è che un sacco di gente reputa tuttora pericoloso questo genere perché, vabbè, un sacco di gente lo reputa pericoloso semplicemente per bigottismo, ma sentono queste storie e dicono: beh, magari sono collegate queste cose qui. Ovviamente no. Quante volte sentiamo magari del rapper che fa questa cosa? Così come le sentiamo di chi suona musica classica, di chi suona reggaeton, insomma, non c'entra niente lo stile musicale, che comunque è una forma di arte, con quello che una persona fa nel privato. Certo, un sacco di gente per darsi un tono, magari anche soltanto per il personaggio, enfatizza queste cose, ma questo non vuol dire che tutto quanto sia uguale, non vuol dire che tutti quanti siamo d'accordo con questa roba. Quindi, questa era la storia di Nathram. Fatemi sapere se la conoscevate già e in tal caso ditemi che cosa ne pensate. Nel caso non la conosceste già, ditemi lo stesso che cosa ne pensate. E il video di oggi, ragazzi, finisce qui. Io vi ringrazio per l'attenzione e noi ci vediamo alla prossima.